Siamo qui con uno dei parenti dei tre sommozzatori dispersi se non deceduti qui a Palinuro in provincia di Salerno. Lei qualche volta aveva fatto delle immersioni con Mauro, il più esperto dei tre, è vero? Sì, qualche volta sì, visto che condividiamo la stessa passione, la cosa che non riusciamo a spiegarci è la motivazione che sia successo questo evento, perché è una persona estremamente esperta, molto pignola di quelle che erano le immersioni, non si capisce bene cosa sia successo. Sicuramente non dovuta all'inesperienza, come ho letto da qualche parte, che onestamente non c'è, anche perché ha una serie di brevetti che attestano la sua capacità di immergersi, soprattutto anche in grotta. Quella grotta la visitava spesso o era una cosa da fare ogni tanto e per pochi eletti? No, lui era una persona amante del mare, dunque anche d'inverno andava da solo ad immergersi in quella grotta, dunque posso affermare che lui conosceva benissimo quella grotta, dunque non è niente dato al caso. Il sommozzatore, il turista che si è immerso insieme al suo cugino Mauro, anche lui si dice che era un esperto perché veniva da 20 anni qui e che oggi sarebbe dovuto ripartire. Secondo lei ha scelto lui di voler andare in quella grotta e volerla visitare, forse più del dovuto? Penso che, diciamo, il turista stava qui da 20 anni e condividevano la stessa passione, dunque mi ha fatto tutta una serie di immersioni con lui, dunque credo che sicuramente erano andati lì come saluto, diciamo, visto che doveva partire in questi giorni. Ricordi? No, sono ancora tutti quanti qua.